Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi inizio a parlarvi dei miei profumi invernali, i profumi secondo me adatti appunto alle temperature più rigide, siamo in pieno inverno e vi faccio una carrellata veloce di miei acquisti, di proposte, magari anche non solo profumi, comunque magari creme, bagnoschiuma, sempre profumati. Allora, inizierei da un profumo che ho scoperto da poco grazie all'amica Stefania del canale Parvana Stefania, che è Caffa di Elan, un profumo buonissimo che sa di tavola imbandita, anche questa nota di caffè, non mi ricordo se c'è anche il cioccolato, comunque sa soprattutto di frutta secca, leggermente di caffè e poi un'asciugatura un pochettino mielato, ambrato, veramente molto molto buono. È un profumo low cost, si trova intorno ai 20 euro, quindi ve lo consiglio. Poi vi faccio vedere due acque per il corpo che vi avevo fatto vedere durante le feste di Natale e che sono di Yves Rocher. C'è l'acqua per il corpo al Milky Almond, quindi latte di mandorla, che appunto secondo me, già come vi dicevo, secondo me non sa tanto di latte di mandorla, ma sa di mandorla e latte, quindi sono due note separate, una nota quindi lattonica e una nota di mandorla. È un'acqua per il corpo che mi piace molto, molto invernale, infatti era nella collezione di Natale di Yves Rocher. Poi abbiamo sempre di Yves Rocher Juicy Berry, questa è un'acqua profumata ai frutti rossi, anche una nota leggermente verde, quasi di pungitopo, di agrifoglio, pungitopo, non so, mi ricorda questo, oltre ai frutti rossi che sono molto molto succosi, ma sono aspri e non sono dolci. Molto buona. Di questo avevo comprato anche la crema, il bagnoschiuma, quindi è una linea che mi è piaciuta particolarmente. Poi vi faccio vedere un set che ho comprato però su Vinted. Io non so se si trovi ancora questo set, con fragranza panettone, gel bagno doccia e crema idratante. Mi piace moltissimo. So che esiste un profumo che si chiama panettone di un brand che si chiama, mi sembra, Milano Fragranze. Mi piacerebbe acquistarlo, so che non sono profumi proprio low cost. Invece questo ho speso meno di 10 euro e il profumo di panettone si sente, i canditi, l'uvetta, l'impasto pieno di vaniglia e burro, mi piace molto. Naturalmente, vabbè, non è un profumo, quindi però l'abbinata funziona e mi piace molto appunto questo odore di frutta secca, di canditi durante l'inverno. Poi un'altra proposta che è questa, Bacche, Fiori e Legni di Erbolario, è un profumo molto famoso che devo dire ho riscoperto. All'inizio non mi piaceva molto, non lo so, non mi convinceva, invece devo dire che usandolo mi piace, perché appunto ha queste note di bacche rosse, anche in questo caso aspre, ve lo faccio vedere. Poi le note legnose e le note poi di fiori che accompagnano, però direi che le note che si sentono maggiormente sono le bacche aspre e i legni. L'asciugatura poi è vanigliata, quindi un'asciugatura dolce, molto avvolgente, anche questa è una sciarpa calda. Poi vi faccio vedere il Patchouli di Reminiscence. Questo patchouli è un patchouli molto famoso, buonissimo per gli amanti del patchouli.
sembra di entrare appunto in una di quelle stanze antiche, piene di mobili in legno di una certa epoca. È buonissimo. Poi questo sulla pelle, secondo me, non so se è sulla mia pelle o in generale, si scalda, diventa super avvolgente, caldo, un maglione di lana caldissimo, buono. Poi un altro profumo, anche questo non so se si trovi più in gamma, l'avevo trovato a un mercatino dell'usato, tra l'altro con la sua scatola era pieno, l'ho utilizzato, legno di sandalo di Morris. Vabbè, questa diciamo è una fragranza catalogata come maschile, però è molto buona, molto rotonda, si sente tanto il sandalo, le note legnose, leggermente anche speziato. È un profumo, direi, per l'inverno, per le temperature rigide, fantastico, ve lo consiglio, buono. Anche questo diciamo è sulla scia un po' di bacche, fiori e legni di erbolario, un pochettino però meno dolce, meno vanigliato. Poi un altro profumo che mi piace molto utilizzare in questo periodo è Pink Peony and Rhubarb, peonia rosa e rabarbaro, del marchio Bromley. È un marchio inglese, vediamo se riesco a togliere, faccio vedere la bellissima boccetta. Questo l'avevo scoperto un paio di anni fa grazie a Barbiturici, il canale si chiama Barbiturici, la creator e giornalista è Serena D'Angelo, che seguo anche su Instagram, che adesso ha fatto anche un profumo, un profilo che si chiama Tutto Suo Profumo. Vi invito a seguirlo perché ogni giorno propone un profumo e propone dei profumi molto interessanti, sempre molto originali, magari non sulla bocca di tutti. E questo appunto è un profumo che avevo acquistato su Amazon, è un low cost, costa meno di 20 euro, e è un fiorito però accompagnato da questa nota amara del rabarbaro, che tra l'altro è buonissimo anche nei dolci, ho scoperto, cotto nello zucchero e nel burro, è veramente molto buono il rabarbaro. Però in questo profumo appunto, che è molto avvolgente, molto caldo, un fiorito ma caldo, c'è questa nota amara particolare del rabarbaro. Molto buono, un profumo interessante, low cost. In Italia questo marchio non si trova facilmente, ho visto che qualche volta c'era da DM, però non si trova facilmente, ecco il rumore della boccetta, però su Amazon, su altri siti non l'ho visto, su Amazon si trova facilmente. Poi vi presento quest'acqua profumata di Victoria's Secret. Se vi ricordate vi avevo fatto vedere la crema per le mani, Pomegranate and Lotus. Siccome quella crema per le mani mi piaceva tantissimo, ho deciso di comprare anche l'acqua profumata. Appunto questo melograno succoso, buonissimo, molto dolce, non è un melograno aspro, accompagnato da queste note di loto. Questo è un profumo, secondo me, ecco, che è adatto anche alla primavera, all'estate, perché ha il suo lato fresco, però anche con queste temperature funziona, mi piace, sa proprio di, anche questo un profumo avvolgente che sa diventare anche caldo, anche se ha un'anima fresca, perché il loto dà questa acquaticità che rende la fragranza molto fresca, però un melograno dolce, quindi buono. Poi un profumo che da poco è entrato nella mia collezione, che ho cercato tanto, ho cercato di prenderlo in offerta perché non è un profumo proprio economico, il Lost Cherry di Tom Ford, Vary Dupe. È un profumo che appunto ho desiderato tanto, adesso con i saldi
l'ho acquistato, questa marena buonissima che si scalda poi sulla pelle. E... non lo so, mi sa di tempi antichi, di un ambiente elegante, sempre con questi mobili magari di legno antichi e un liquore alla ciliegia, più che ciliegia, una marena. Ecco, rispetto ai dupe, io questo lo trovo molto più dolce, mentre nei dupe si sente molto la nota liquorosa, qui nell'originale non si sente. Questo è un 30 ml, costa più di 100 euro anche se con i saldi. Poi vi faccio vedere una proposta che avevo comprato da Fragonard, questa, incenso e fava tonka. L'incenso, vabbè, una nota che secondo me si sposa bene con l'autunno, con l'inverno. Anche questa è una fragranza molto calda, molto avvolgente, la boccetta ve l'avevo già fatta vedere, veramente carina. Adesso me lo spruzzo, devo sempre trovare una parte. È un profumo molto speziato, oltre all'incenso si sentono molto le spezie, l'incenso diciamo accompagna, e poi c'è questa asciugatura che comunque è vanigliata, perché comunque la fava tonka ha quel sentore vanigliato, un pochettino anche di borotalco, di polvere, molto buono. Tra l'altro questo profumo appunto è 50 ml, ma costa meno, dovrebbe costare sui 28 euro se non mi sbaglio, quindi non è neanche carissimo. Io l'avevo comprato a Grasse, però Fragonard è presente anche in Italia con il sito, qui a Milano c'è anche un negozio, però gli acquisti online sono molto comodi. Più che altro, ecco, magari non c'è l'occasione di sentire la fragranza, però devo dire che le fragranze di Fragonard sono tutte fragranze molto lineari. Se uno legge le note, a mio parere non può sbagliare, perché sono dei profumi comunque che sono buoni, ma non sono particolarissimi, quindi anche questo, io ho letto incenso fava tonka, l'ho sentito, le note diciamo sono quelle, il nome esplicativo. Ecco, magari a chi non piace l'incenso dovrebbe sentirlo, comunque non è una nota così preponderante. Poi vi faccio vedere un'altra acqua per il corpo, Super Gourmand, miele sublime di Acquolina. Io ne ho due, questa appunto sta finendo, ne ho comprata un'altra, perché poi queste linee a volte scompaiono. Adesso me lo metto sulla mano. Buonissimo, sa di miele, non c'è da dire altro. Dura tantissimo, mi sono stupito anch'io, perché veramente si sente per tutta la giornata. È proprio un vasetto di miele, è un profumo, ecco, che anche non muta, è molto statico, un profumo, un'acqua profumata, però se vi piace il miele è da sentire, si trova facilmente. L'acqua profumata costa intorno ai 10 euro, però è facile anche trovare il tester da Tigotae, perché acqua e sapone non vende Acquolina, soprattutto le acque profumate. Vende il Pink Sugar, ma le acque profumate no. Poi si trova anche in alcuni supermercati, comunque diciamo Acquolina è facile da reperire. Buono. Miele, anche questo adattissimo alla stagione invernale, sembra di bere una tisana al miele, fantastico. Poi è molto buono questo, da utilizzare magari in accoppiata ad altri profumi, non so, io lo trovo adatto con i profumi speziati, oppure sempre all'incenso, al tabacco, dei profumi che vadano un po' a contrastare
questa dolcezza del miele, però è piacevolissimo da usare anche così, non lo trovo stucchevole, è veramente buono. E questo è Miele Sublime di Acquolina. Per questa prima parte io direi di salutarci, ci vediamo presto su YouTube, Profumizio, seguitemi anche su Instagram, mi raccomando attivate la campanella, seguitemi, mettete un like, perché così permettete al canale di crescere. Seguitemi anche su Instagram, Profumizio Fabrizio, e alla prossima. Un bacio, ciao ciao con la manina.